Lucia. Emozionante il secondo tempo del San Nicola con l'Avellino che va in vantaggio. Il gol di Krešić, sospetto fuori gioco. Secondo gol consecutivo per il difensore croato. Dura pochissimo la gioia della squadra di Novellino perché il Bari reagisce subito. Bellissimo gol di Improta da fuori area al sesto del campionato. E poi il rigore assegnato per il fallo di mano di D'Angelo dal dischetto. Galano 2-1, vince il Bari. La federazione di giocare sempre in casa, se si può fare qualcosa, dovrebbero fare così. San Nicola. Grosso, che vuole fare? Vuole giocare sempre in casa? Ma, dobbiamo essere bravi adesso a invertire questo trend che abbiamo avuto fuori casa. Qui non dimenticano mai di ricordarcelo e lo faranno anche questa settimana, ma sta a noi riuscire a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché le prestazioni non sono mai mancate, e riuscire a portare a casa dei punti anche quando andiamo fuori, soprattutto quando li meritiamo. È particolarmente contento Fabio Grosso perché insomma la squadra è andata sotto di un gol e c'è stata una reazione pazzesca, subito il pareggio di Improta e poi il gol del 2-1 firmato da Galano su rigore. Ma oggi sono molto contento perché oggi era una partita difficilissima per noi, concedevamo tanto a livello fisico e a livello di struttura agli avversari, ma abbiamo fatto una partita bella, dominata credo nel primo tempo, meritavamo il vantaggio. E non siamo riusciti ad ottenerlo. Nella ripresa, prima azione degli avversari, siamo andati sotto e siamo stati bravissimi ad avere questa reazione di carattere, e quindi faccio dei grandi complimenti a tutto il gruppo perché oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo di uomini che sa giocare a calcio, e questo per me è la cosa più importante. A voi. Luca? Sì, il vantaggio può essere, Fabio, ciao, anche quello di poterla mettere sull'agilità, no? Quando trovate squadre fisiche come l'Avellino che comunque presidiano bene le zone calde del campo, sia la loro area che la vostra, l'hai risolta con due giocatori rapidi, Galano e Improta. Improta, lo sottolineiamo ancora, decisivo per il Bari, te lo dico sempre, però veramente sta facendo un inizio di stagione eccezionale. Ma sì, abbiamo provato a giocare in velocità, l'avremmo potuto fare anche un pizzico meglio, però a tratti forse eravamo un pizzico contratti perché non era facile fare la partita che abbiamo fatto oggi, avevamo tanti ragazzi fuori, quindi sono contento per chi è entrato, ha dimostrato di stare dentro, di avere voglia di essere protagonista nel momento in cui è stato chiamato in causa, e questo per me è la cosa più importante perché dimostra che siamo tanti, siamo bravi e quindi possiamo fare bene. Siamo tanti e bravi, è un aspetto che abbiamo sottolineato anche col suo direttore sportivo la settimana scorsa, con Sogliano, perché ci sono per esempio squadre come l'Empoli, tra poco ci sarà Vivarini, che hanno la coppia d'attaccanti Caputo-Donnarumma, 12 gol, la miglior coppia gol del campionato. Lui invece ogni settimana cambia la coppia d'attacco, però Sogliano ha detto, è stato proprio Grosso, uno dei primi allenatori a chiedermi, voglio tanta abbondanza in quel reparto. Ci racconti quei giorni, cioè sei stato veramente tu a chiedere alla tua società di metterti a disposizione 6, 7, 8 attaccanti, poi tanto mi gestisco io, me la vedo io poi a fargli accettare la panchina quando serve. Ma, a me piace allenare, quindi era il primo anno che sono arrivato a farlo nei grandi e mi sono fidato di quello che mi ha messo a disposizione la società. E, ovviamente quando si ha qualità insomma, fa sempre piacere. Oggi la copertina era un po' corta perché abbiamo dovuto sacrificare tra virgolette qualche ragazzo a giocare dietro perché avevamo pochi giocatori a disposizione dietro, e più che citare gli attaccanti, che credo che lo farete voi molto molto bene, io, a me piace citare i ragazzi che hanno giocato dietro, che alcuni l'hanno fatto per la prima volta in un ruolo diverso, tipo Fiammozzi, molto bene, ed altri erano la prima apparizione, tanto che giocano però avevano avuto poco spazio, quindi mi piace oggi fare i loro nomi, che sono quelli di Cassani e Morleo, che hanno risposto presente in una partita difficilissima. Anche Petriccione bene alla prima, sì. Grosso, le faccio una domanda non da allenatore del Bari, ma da ex campione del mondo, visto insomma che c'è la sosta della nazionale, e lei da ex campione del mondo che ci ha fatto sognare tutti quanti con quel rigore a Berlino e che continuiamo a sognare in realtà, pensando ancora a quel rigore, le chiedo, ovviamente seguirà la nazionale, che cosa si aspetta? Ce la possiamo fare quest'anno? È preoccupato, insomma, quali sono le sue considerazioni su questa nazionale? Ma io mi sento di dire semplicemente che penso che siamo in ottime mani, abbiamo un allenatore in gamba, l'ha dimostrato in tanti anni di carriera, abbiamo dei ragazzi bravi, sono stati inseriti tanti giovani e in Italia abbiamo tanta fretta, invece per costruire
certi percorsi non si può avere fretta, bisogna avere un po' di tempo, e quindi io mi sento di dire che bisogna avere fiducia nel lavoro che si sta facendo, perché è un lavoro fatto da persone molto molto competenti. Grazie mille Grosso. Grazie a voi. Buona domenica. È vero, quindi ci vuole calma, come ci è voluta calma anche per il suo Bari, per costruire bene la sua squadra. Ce l'abbiamo, non è che... No, non abbiamo. No, nel senso, no. No, nel senso che ci stiamo avvicinando a questo mondiale con molta pazienza, molta calma. E troppo forse. No. Comunque, tra poco diamo anche la linea ad Anna Billò per le World Qualifiers. Intanto abbiamo ancora qualche minuto per parlare dei risultati di